Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio e dunque non ci fermiamo mai in questo periodo, siamo sempre pronti a darvi il massimo del supporto con il calciomercato che impazza in maniera forte, i giorni prossimi saranno giorni importanti, nel frattempo analizziamo one to one tutti i nuovi arrivi, abbiamo fatto l'analisi su Cuisance al Venezia, abbiamo fatto l'analisi su Iconea alla Fiorentina, abbiamo analizzato FT al Genoa. Ora andiamo ad analizzare un bel acquisto, un grande acquisto per quanto mi riguarda. Sergio Oliveira è passato da Roma, già sbarcato a Roma, quindi andiamo ad analizzarlo subito. Lui che fu una grande promessa del calcio portoghese, dovrà però passare un percorso abbastanza accidentato prima di arrivare agli grandi livelli ed essere considerato anche in Portogallo, anche al Porto, una prima opzione sulla strada. E il suo maestro fu Consensau, incontrato a Nantes, dove incontra appunto Sergio Consensau, ex Inter, ex Lazio, ex Parma, inizia con lui ad adattarsi un calcio un po' più fisico, un po' meno tecnico, con le seconde palle dove bisogna prestare grande attenzione, attenzione anche all'ampiezza e alla profondità, oltre che appunto alla parte tecnica, anche alla parte fisica, e qui Sergio Oliveira riesce a fare un po' il salto di qualità. Si ferma poi di ritorno al Porto come un calciatore che ha delle qualità atletiche non molto evidenti, ma delle grandi qualità tecniche, quindi con un rapporto speciale con il pallone, e qui lo dimostra con grande evidenza. E l'anno scorso al Porto è stato eletto con il Drago d'Oro, il giocatore migliore del Porto, e quindi l'anno scorso fu il picco per quanto riguarda il giocatore portoghese in terra portoghese appunto. Poi dopo quest'estate, complice anche un po' le voci di mercato, un passaggio come dire abbastanza naturale per un'altra realtà, si parlava di Fiorentina per lui, invece sbarca a Roma, un acquisto sicuramente voluto dal tecnico portoghese José Mourinho, che finalmente avrà quel centrocampista che è un po' a suo agio nel giocare spalle alla porta e con le qualità ottimi, importanti da trovare, sono quelle linee di passaggio capaci appunto di bucare le difese avversarie, anche linee oblique eventualmente, comunque linee di pressione avversarie, e vengono un po' dirottate dal forte centrocampista portoghese. Il dubbio che mi rimane un po' su di lui è quello del contratto, arriva in prestito oneroso, 1 milione di euro, da capire più che altro la strategia che vorrà impostare la Roma, la famiglia Friedkin, per il futuro. Nel frattempo però evidentemente serviva un forte rinforzo in mezzo al campo, visto che appunto Cristante non dà tutte queste garanzie in fase offensiva, buono schermo in fase difensiva. Veretout e anche lo stesso Pellegrini probabilmente necessitano di avere un bel cervello in mezzo al campo pieno di fosforo come Sergio Oliveira, e magari, perché no, anche a livello di fantacalcio un potenziale rigorista, visto che nell'esperienza portoghese su 14 rigori Sergio Oliveira ne ha sbagliato solamente uno, ed è importante cercare anche un buon rigorista, un ottimo rigorista, quindi Oliveira potenzialmente potrebbe essere anche adattato come rigorista di questa squadra. Sicuramente viene a prendere il posto titolare e di fianco a Veretout, quindi Cristante dovrebbe e potrebbe accomodarsi in panchina almeno inizialmente. Vediamo però i dati di Oliveira e come si potrebbe utilizzare a fantacalcio. Sergio Oliveira è un classe 1999, quindi 29 anni per lui, alto 1,81, valore di mercato sono 15 milioni di euro. In Lega Portoghese ha fatto 162 presenze, 29 gol e 18 assist, una partecipazione al bonus mediamente del 30%, quindi più o meno una partita ogni tre porta bonus. Questa potrebbe essere anche la sua tara in Italia, grosso modo, quindi quella per i fantacalcisti è un dato sicuramente molto importante. Col Portogallo ha fatto 13 presenze e 0 gol, con il Portogallo Under 21 invece ha fatto 23 presenze e 3 gol, come detto in apertura di questo video, sicuramente era una ottima promessa e poi non si è confermato nel corso degli anni. Ora con la maturità piena sta cercando di arrivare a dei livelli sicuramente importanti. Vi ho fatto un'analisi, così come per FT, anche su rating di SofaScore, rating sicuramente di grande interesse, ha un rating medio di 7,12, quindi un rating importante. Se pensiamo, per darvi tre nomi di giocatori che conosciamo benissimo, che sì, ha una media su SofaScore di 7,12, quindi equivalente a quella di Sergio Oliveira, Barella ha un rating di 7,13 e Chiesa ha un rating di 7,14, quindi sono molto vicini per significare l'importanza qualitativa di Sergio Oliveira. Per quanto riguarda il rating di SofaScore, va da una tara minima di 6 a massimo di 8, quindi sicuramente 7,12 è un rating molto molto buono.
Il rating viene combinato, una media tra quella della Liga Portoghese, dove Oliveira ha un 7.18, e la Champions League, dove ha un 7.09, quindi rating di sicuro interesse anche a livello europeo. Fatta questa analisi su Oliveira, sul giocatore Oliveira e anche sui dati di Oliveira, sicuramente vi starete chiedendo cosa fare al fantacalcio con lui. A mio avviso è il classico semi-top, regolarista attendendo ogni tanto al bonus, avrà la fiducia piena di José Mourinho, che lo conosce molto bene. Io direi che in prima battuta può essere utilizzato come un quarto slot in Lega 8. Questa è la mia idea per giocatori di Lega 8. Un terzo barra quarto slot per Lega 10, per Lega 12 più forse un terzo slot. Da valutare eventualmente un passaggio, come dicevo, a rigorista, che ne apprezzerebbe sicuramente il valore. Quindi questi sono i dati da tenere in considerazione. In fase di asta di riparazione io direi che il prezzo per lui è sicuramente un prezzo non eccessivo, diciamo che 1-2% potrebbe essere considerato, anche un 3%, ecco, diciamo non andrei oltre. Dipenderà come si adatterà in Italia. Chiaramente la forza fisica in Italia è molto molto alta, e anche la velocità non è il suo forte, ma in alcune partite possono essere molto compassate, quindi Oliveira può sicuramente dire la sua. In un centrocampo molto veloce o avversari molto veloci, penso a Theo Hernandez ad esempio, giocatori come lui magari scappano in velocità sicuramente, però in partite un po' più tecniche può essere che dica la sua in maniera importante. Quindi attenzione su Oliveira, diciamo che la sua proiezione potrebbe essere, se passa rigorista, magari di un 3-5 gol, altrettanti assist, una Roma che gioca molto spigliata in maniera molto d'attacco, e quindi sicuramente può dire la sua in maniera forte. Vedremo appunto come atterrerà con Mourinho. Diciamo che se passa un po' sotto traccia, sotto prezzo, può essere sicuramente un colpo interessante, ecco, non da strapparsi le vesti, ma sicuramente un colpo molto interessante. Fatta l'analisi su Oliveira, vi lascio qualche indicazione per quanto riguarda il canale, che sta crescendo molto molto bene, quindi un grazie di cuore a chi farà come sempre un po' di passaparola, di condivisione, e attiva su Magigol, l'app di Magigol, app fondamentale per i fantallenatori per dominare il fantacalcio. Tutte le domande che sono aperte a tutti, che sono il valuta rosa, chi scambiare, chi acquistare, e chi schierare per la prossima giornata, in particolare in questa stagione state utilizzando tantissimo e valuta scambio, che va da 1x1 a 4x4, utilizzatelo perché è veramente di grande livello. A tal proposito ne approfitto per ricordare che attiva da ieri il Club dell'Esperto. Cos'è il Club dell'Esperto? È un'area dedicata, di fatto, che sarà implementata costantemente in questi mesi, dove al momento ci sono appunto le domande standard, i video caricati da YouTube e una parte di file dove si possono scaricare i file riservati del veterano. Questi file sono importanti, alcuni sono pubblici, alcuni sono privati. Per accedere ai file privati e alle domande premium, cioè le domande che hanno priorità e consulenza maggiore, bisogna abbonarsi a YouTube. Quindi è uno sforzo che tanto ogni tanto vi chiedo, però per far crescere il canale questo è uno sforzo importante. Una volta che siete abbonati a YouTube, in automatico potete essere iscritti al club a livello massimo. Il club sarà aperto a tutti gratuitamente, alcuni vantaggi esclusivi saranno solo per gli abbonati, quindi ecco, questa è la differenza. Utilizzatelo e supportate il veterano in questo senso, perché sicuramente è un canale che vuole crescere molto e dare sempre maggior condivisione, quindi attenzione, perché chi vuole supportare il veterano, questo è un momento importante per farlo. Io direi che ci siamo detti tutto per quanto riguarda il fantacalcio, tra poco ulteriore live, un abbraccio a tutti voi, a presto da veterano e vi saluto, ciao ragazzi!